Ciao a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard, grandissimo episodio quest'oggi. Come vedete abbiamo finito di cucinare la carta fusione Elite, quindi oggi andremo a prendere questa Elite e andremo a mettere in tributo le carte, se ci saranno ovviamente, spero di sì, penso anche, per mettere a cucinare anche una bella Ultimate Fusion. E la seconda cosa che andremo a fare quest'oggi è andare a potenziare ulteriormente il deck della Road to Glory, che sarà comunque l'evento di questa settimana, e quindi dovremo essere all'altezza per prenderci l'Elite. E quindi siamo pronti per fare le due Pro temprate, che sono, andiamo a vedere ragazzi, abbiamo qua carte normali, attenzione no, non da su, combinabili. Abbiamo pronta Samoa Joe e anche No Way Jose. No Way Jose, vabbè, non è una delle carte più potenti, anzi lascia tanto a desiderare, però comunque è comunque una Pro che possiamo fare ragazzi. Ovviamente ci sarebbe anche Dolph Ziggler, questo qui ormai è da una vita ce l'ho, quindi è già pronto al 100%, mentre l'altro devo perfezionarlo tantissimo. Ho appena fatto 5 incontri in croce, quindi cioè alla fine poca roba. Ovviamente ho anche le carte SummerSlam, che a questo punto, siccome non ci serviranno più perché sono diventate più forti le altre, quindi abbiamo tutte temprate Pro e Elite Ultimate, queste saranno le carte che terrò di conto per le fusioni. Comunque partiamo con la prima, quindi Samoa Joe, togliamo dagli altri mazzi, altrimenti non coppia bloccata, devo sbloccare la coppia. Combiniamo, anzi, guardiamo se prima davvero sono al 100%, ok, i gettoni ci sono, gli incontri tutti a 40, questa vabbè, non voglio fare cazzate, non voglio rischiare, fermi tutti, 40, 40, 40, 40 e tutti e 7 i gettoni. Ok, quindi possiamo andare con la combinazione, facciamo subito la pro di Samoa Joe, ok, perfetto. Boom, la prima ce l'abbiamo. 12.000, più o meno è diventata forte come quell'altra brutta che ho, SummerSlam, che non ho potenziato, va bene così. Andiamo anche con la seconda che andiamo a sbloccare. E questa qui dovrebbe essere nel mazzo, togliamone soltanto una. E possiamo combinarla, anche lui guardiamo se ce l'abbiamo al 100%, 40 incontri e 7 gettoni a posto. E anche l'altra carta, vediamo se è perfezionata al 100%. Tutti e 40 gli incontri e 7 gettoni. Quindi possiamo procedere, signori. Procediamo a farci la pro. Boom, signori. Ok, questa non è talmente forte come ho detto anche prima, però è sempre una pro che ci teniamo, è molto gagliarda. Ok, adesso dobbiamo soltanto potenziarle. Però prima di potenziarle, cosa voglio fare? Andiamo subito a pescarci 50 carte. E con queste 50 già possiamo cominciare a potenziare almeno una delle due carte. Intanto andiamo in camera di fusione e prendiamoci anche l'Elite, che ovviamente, cioè, qualunque essa sia, non è che mi importi più di tanto. Quindi vediamo dove potrei andare a parare, quale sarebbe stato il culo per questa carta. Ovviamente la butteremo subito, fa per dire, la useremo subito in tributo per la carta Ultimate. Dai, riscuote ricompensa, vediamo cosa ci abita. Forse anche Marisa addirittura, t'ave idea. E invece no, è Jason Jordan, signori. Jason Jordan Elite, che andrà subito. Ragazzi, ovunque ho trovato carte Elite è soltanto lui. Forse è la più comune. Forse è la più comune. Jason Jordan, e poi ci sarebbe Chad Cable, la coppia e le altre. Va bene ragazzi, abbiamo preso comunque una carta che adesso proveremo a dare in tributo per l'Ultimate. Quindi partiamo subito. 10.000 punti ce le dà lui. La seconda carta, io partirei subito da quelle in miglioramento, visto che ho già anche un Elite. 10.000 punti, possiamo mettere anche quella del carisma. Aspetta, prima di mettere l'Elite, partiamo dal basso. Proviamo con le WrestleMania, vediamo dove andiamo. Su. Ferma. Così. E poi cominciamo a sostituire dopo. Ok, ci mancano praticamente 15.000 punti. Grosso modo. Se io metto qua anche l'altra temprato che non mi serve ulteriormente, quindi doveva essere Kevin Owen. Ovviamente di temprate ce ne ho davvero tantissime. Queste tutte bloccate. Kevin Owen, eccola qua. Con Kevin Owen ci mancano 10.000 punti tondi, che sarebbero quella del Heart Elite a questo punto. Però se togliessi le due carte SummerSlam e ne aggiungo, vediamo un po', potrei fare una bellissima cosa, perché io potrei rimuovere le carte WrestleMania, aggiungere le carte SummerSlam e supporto, che ce n'ho anche quelle tantissime. Voglio cercare di salvare l'Elite per qualche motivo. Se ce la faccio, ragazzi, è meglio secondo me, è molto meglio. Per esempio, 5.000 punti ce le dà subito questo. Ok, perfetto. Proviamo con un'altra carta, per esempio, Nuovo Vigore. Siamo a 45.000, ci serve l'ultima. 5.000 punti che possiamo metterle qua.
E ce l'abbiamo fatta senza utilizzare neanche un'elite in questa fusione, ovviamente senza contare la carta fusione precedente. 6 giorni e avremo la nostra fusion ultimate. Ragazzi, ci siamo. Perfetto. Boom. Si parte. Si parte con la ultimate. 6 giorni, ragazzi, non vedo l'ora. Oggi è domenica, sto registrando di domenica, quindi 6 giorni scadono prossima settimana, ovviamente. Penso di domenica, forse riesco a registrare lo spacchettamento di questa carta. Adesso ragazzi andiamo subito a pescarci le 50 carte per dare in tributo a una delle due carte fusione che abbiamo, pro che abbiamo fatto. E poi vedremo a che punto arrivano. Intanto ho già messo anche in squadra il nostro Bray Wyatt preso nella Game Domination di ieri. Spero vi sia piaciuto il metodo comunque, come vi ho fatto vedere, come ho rotto le shard, molto velocizzato per far vedere diciamo il completamento della carta. Andiamo subito a combattere, siamo comunque con questa carta qui Elite più più circa a metà. Ovviamente devo per forza arrivare a farmi almeno un'altra pro elite. L'unico modo è quello, per arrivare almeno all'ultimate mi serve almeno una pro elite. E forse anche più, quindi penso che Paige debba andarsene più presto. Velocità e carisma. Ok, proviamo con questa carta manager. E usiamo Jimmy Uso. E prendiamo subito il primo match. Lo prendiamo e lo mettiamo in tasca. Preso. Forza e resistenza, direi di poter utilizzare il nostro Brock Lesnar. Così, se a volte abbiamo vinto comunque, però se tante volte ci dà un tag team dopo, almeno abbiamo le due che non. Forza e carisma, possiamo mettere direttamente lui. Perdiamo, va bene, però voglio utilizzare lui appunto per fargli fare i match. Visto che The Miz dovrebbe essere anche pronto, penso più o meno. Abbiamo preso i nostri 30 trofei, abbiamo vinto il match e quindi adesso andiamo a prenderci il 30 carte, sì, 30, 50 carte. 52 per l'esattezza. Ovviamente spero che capiti qualcosa di bello. Ovviamente quello. Però comunque tutte le carte che prendiamo qui ci serviranno appunto per potenziare le altre. Sono veramente utili le carte che andremo a prendere oggi, in totale tutte quante. Comunque sia, io spero comunque in una carta elite. Super raro, buono, ci serve perché ci danno molti più punti. Tanta roba, tanta roba. Abbiamo già bruciato 12 carte. Cesaro. The Big Show comune. Spero fossero. Cioè, se trovo carte non comuni sarebbe molto meglio. Perché comuni ci danno molti meno punti e quindi sarebbe molto più spreco. Però sono sicuro comunque al 100% che con queste 50 carte quali sono, non ce le farò neanche mezza di carta, neanche mezza. Quindi dovremmo oggi andare a fare cose brutte. Dovremmo andare a scartare diverse. Brock Lesnar! Porta bene Brock Lesnar. Dicevo, dobbiamo andare per forza a dare in tributo delle carte che hanno fatto storia del nostro deck, diciamo, pure così. Diciamo che sono state pietre miliari di quello che sono adesso, che mi hanno portato veramente in alto. Sto parlando ovviamente delle carte WrestleMania, che sono carte che sono pro, perfect pro addirittura, e che ci darebbero tanti punti. Ora, sicuramente tanti di voi odieranno questa scelta perché Crisis, mi direte, Crisis sono carte che potresti usare benissimo nella fusione, perché essendo pro ti danno, se non sbaglio, 5.000 punti o giù di lì. E avete ragione ragazzi, però fidatevi, le carte le ho tante, di WrestleMania e SummerSlam le ho tante, e comunque sia per la prossima fusioni io avrei già da parte, intanto mi abbiamo fatto assolutamente un cazzo, ma proprio niente ragazzi. Dicevo, da parte avrei già un Vince McMahon WrestleMania Pro e l'altro sarebbe Samoa Joe, che a questo punto andrebbe via dal deck di Ring Domination di Road to Glory. E quindi dalla prossima, una volta spacchettata questa, invece di ricominciare dalla carta comune, potrei anche ricominciare o dalla SummerSlam sacrificando Vince McMahon, oppure cominciare subito dalla Temprato sacrificando Samoa Joe. Adesso vediamo, perché potrei usare anche Vince McMahon per prendere un ulteriore SummerSlam che mi ci vuole circa 2 giorni, nemmeno tanto, e quindi forse salvare Samoa Joe in una prossima fusione. Adesso andiamo a vedere. Comunque sì, andiamo a potenziare subito queste carte. Allora, siamo rimasti qui, quindi andiamo su carte temprato e andiamo a dare la precedenza a Samoa Joe, che comunque è molto più forte, diventerà veramente devastante, forse una delle più forti temprate che abbiamo. E gli diamo subito tutte le carte che abbiamo pescato adesso, quelle comuni, non comuni, rare, super rare, ultra rare, quali abbiamo. E siamo arrivati comunque con tutte queste carte qui a 22 su 40, circa metà. No, più o meno allora si stava facendo. Metà l'avevo detto e non ci arrivavo, invece sì. Qui appunto gli diamo la forza,
Super rara, forza, forza. Queste qui, comuni e non comuni. Vediamo se possiamo sacrificare quelle ultra rare, ma mi sembra non ce l'ho. Mi sembra che non ce l'ho l'ultra rare. Eh no, no, sì. C'ho una Naomi, vabbè, buttiamo le Naomi. Diamoli Naomi. Epiche, epiche, epiche. Dovrei avere un paio che non ci servono. Poi le epiche tanto le trovo facilmente, non è un problema. Ok, survival leggendario, siccome ne ho tante, potrei utilizzare quelle lì per le fusioni. In questo momento è arrivato il momento di scartare carte che hanno fatto la storia. Partendo ovviamente da quelle più basse. E partiamo da Daniel Bryan. Proviamo con una intanto e vediamo quanto arriviamo. Cerco di non sprecarle il più possibile. Infatti con una siamo già arrivati. Con una siamo arrivati, ragazzi, 17.000 a forza. Vedete, 17.000. Potenziamo con i gettoni forza e velocità. Così. Tac tac tac. Ci mancano due gettoni che darei alla resistenza. E Samoa Joe ce l'abbiamo. Samoa Joe è pronto. Gli mancano 40 incontri di tutto. E veramente diventa una bestia. Cioè 17.174 è quasi forte quanto Kevin Owens. Kevin Owens 17, no, diventa più forte di Kevin Owens. Sì. Diventa più forte, ragazzi. Tanta roba. Andiamo con la seconda. A questo punto, però, con lui devo per forza utilizzare le carte WrestleMania. Quindi, due. Penso due serviranno. Gli daremo a questo punto un Chris Jericho e un Edge. Vediamo con soltanto due quanto arriviamo. Preciso, abbiamo anche risparmiato. Grande, abbiamo risparmiato le carte WrestleMania. Diamo i gettoni pure a lui, ragazzi. Velocità e carisma. E siamo pronti. Penso che la forza, sì. Ok, confermiamo gettoni. E ci siamo. Abbiamo anche lui al 100%, tranne gli incontri, ovviamente. Possiamo andare nel nostro deck Road to Glory ad aggiornarlo. E vediamo a che punto siamo. Boom! Non c'è più il becco di una SummerSlam. Perfetto, ragazzi. Siamo comunque al deck sempre Elite. E va bene, a questo punto aggiorniamo anche il mazzo della Ring Domination. Se succede qualcosa, ragazzi, siamo a Elite più più e un quarto e un terzo più o meno. Ragazzi, appena arriveremo all'Ultimate qui, ragazzi, sarà la cosa più bella perché possiamo andare a prenderci le carte evento. Altra cosa, ragazzi, che andremo a fare quest'oggi come ultimissima, perché è la cosa più brutta che potesse succedere, andare a prendere la ricompensa della Ring Domination. Che purtroppo non ci ha portato assolutamente bene. Siamo arrivati in classifica ben 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 in nona posizione, appena fuori. Appena fuori, quindi avremo comunque una SummerSlam e una WrestleMania, appunto. Quindi ci saranno altre ulteriori carte da dare in tributo, se non nelle fusioni in futuro. Ed è anche la prima volta che capita in King of the Ring, appunto, di trovare anche un fan che mi segue. E Emanuele, che saluto e spero che tu sia arrivato davvero in finale. Se sì, fammi sapere pure la ricompensa che hai ricevuto. Ad ogni modo, in bocca al lupo. Quindi, riscuotiamo pure la ricompensa e vediamo che cosa ci regala il gioco, visto che questa King of the Ring è stata veramente un devasto totale. In attesa della rete, ovviamente. Oh, Cesaro, ok. E la WrestleMania, un The Miz. Wow, è proprio la creme della creme delle due carte mi sarebbero servite anche quando sarei stato a quel livello. Comunque, ragazzi, comunque. Direi di riavviare la King of the Ring con le carte aggiornate. Vediamo un po'. Autoriempimento. Vediamo se riesco a togliere le dive. E restare comunque nell'elite. Io ci spero. Ci spero, ragazzi, con queste due. Se riesco a rimanere nell'elite, siamo a cavallo. Sì! Sì, siamo ancora nell'elite, ragazzi. Possiamo competere nella prossima King of the Ring. Allora, mettiamo in singolo quelle più potenti. Dunque, potrei fare un cazzo. Possiamo fare così, tipo. Sì, potrei. E basta. E basta. O forse potrei fare così. Potrei mettere carte abbastanza potenti in singolo e in coppia quelle un po' più deboli. Possiamo pensare di fare questo King of the Ring e vincerlo? Io direi di sì, avvia King of the Ring così. Benissimo ragazzi, anche per oggi direi che questo video è tutto. Come al solito vi invito a lasciare tanti like se vi è piaciuto, commentare, iscrivervi al canale se l'ha fatto, Facebook e Instagram mettetelo in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!